passaggio e parlare un pochino tutta la stessa lingua. Dopo la fusione dello scorso febbraio con il Banco Cooperativo Emiliano, che ha dato vita a una delle più grandi BCC d'Italia, Emilbanca consolida la presenza sui propri territori di competenza aggregando altre due realtà del credito cooperativo, BCC di Vergato, un'ex cassa rurale con alle spalle più di un secolo di storia e un'ottima solidità patrimoniale, e Banca di Parma, la BCC nata pochi anni fa, che con questa aggregazione diventerà più solida e competitiva. Le assemblee degli istituti coinvolti nell'operazione di fusione per incorporazione si terranno il prossimo 22 ottobre e se i soci daranno il via libera avrà decorrenza dal 1 dicembre. Le due incorporazioni ci portano a chiudere un percorso che abbiamo iniziato un anno fa e che riteniamo ponga Emilbanca in una situazione certamente positiva dal punto di vista del futuro e anche dei numeri attuali. Noi oggi diventiamo una banca, una delle banche di riferimento della regione, una banca con numeri molto, molto buoni e quindi con la possibilità di operare sui nostri territori in modo veramente, veramente forte. E questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati fin dall'inizio. È chiaro che la dimensione ci porta ad avere una compagine sociale importante, 47.000 soci, e 47.000 soci per una banca di credito cooperativo sono importanti, per noi sono una ricchezza, noi abbiamo lavorato da sempre nella nostra storia, da singole banche che si sono fuse, 19 fusioni sono il frutto di Emilbanca, abbiamo sempre considerato il socio come il nostro patrimonio. Dopo questa operazione Emilbanca potrà contare su 47.300 soci e circa 155.000 clienti, di cui ben 22.380 aziende locali. Il patrimonio ammonterà a 341 milioni di euro, di cui 105 costituiti da capitale sociale, mentre i mezzi amministrati raggiungeranno circa 7,37 miliardi di euro, 2,6 miliardi di euro impieghi e 4,8 di raccolta. Le filiali di banca saranno 89, i dipendenti 734. Il territorio di competenza vedrà un consolidamento della presenza su Parma e un allargamento nell'alta valle del Reno, nell'Appennino bolognese, dove Emilbanca è già presente e radicata. Anche in questo caso utilizzate lo slogan, una grande banca e non una banca grande, che cosa significa? Significa che noi non stiamo guardando ai numeri, non stiamo guardando in particolare ai volumi, che pure sono molto importanti, sono significativi per dare redditività all'azienda, guardiamo alle persone. Noi vogliamo offrire un servizio vero, concreto, di supporto alle comunità dove operiamo, con una consapevolezza che se diamo un servizio qualificato continueremo a crescere. La nostra banca in questo posso dire che ha una storia consolidata alle spalle. Noi siamo continuati a crescere non tanto perché siamo banca ordinaria, ma perché le relazioni che abbiamo impostato con le comunità, con i soci, con i clienti sono di totale trasparenza, di vicinanza, di attenzione, di ascolto. Questa operazione ci darà maggiori economie, ci darà maggiori risorse per poter ritornare alle comunità.